in me non troverete l'immediatezza. L'immediatezza originaria, cioè il rapporto di condizione capitalistica, è essa stessa una mediazione. Il comunismo è un'idea limite. In mezzo c'è soltanto un sistema di mediazioni, viste dai borghesi in un certo modo, da Hegel in un altro modo, da Marx in un altro modo. Marx dice che alla fine della mediazione, come la vede lui, ci deve essere un rovesciamento. Ovviamente non dice né come, né dove, né quando, né perché. Cioè, a quel punto la dialettica tace, non può che tacere. O se prosegue diventa riformismo, cioè teoria del progresso. Se accetta di cessare come pensiero, diventa sorella, o vieni, che è la stessa cosa. Non a caso sorella scritta in Pierre come nel mio, l'elogio di vieni. Cioè diventa azione, ma quando diventa azione, l'azione è azione, non è il pensiero dell'azione. Per cui il fascino di Marx, che Marx esercita su Croce e su Gentile, è questo, che questi che erano filosofi di gran classe leggono Marx e capiscono, oh, qui c'è uno che sta dicendo che la verità della filosofia è la azione. Fantastico. E poi gli chiedono, e allora? E allora avete un Gentile che dice, adesso dove poi penso io e penso l'atto puro, dove il pensiero e l'azione sono la stessa cosa. Un Croce che dice, dove poi penso io e penso la storia, che è fatta tutta di azioni, e la filosofia non è nient'altro che studio della fine. E allora ringrazio Marx perché ci dà un criterio per la storia. Oppure Sorette dice bene, l'abbiamo capita, allora la filosofia la si fa tagliando la testa ai socialisti che sono entrati in Parlamento, invece che star fuori per le strade a fare col mito, non con la ragione, a fare la rivoluzione per l'esempio. Oppure si fa come Schmitt che dice va là Marx, che sei nel corno di legna, davanti alla decisione arretri, dici che c'è la grande decisione, grande conflitto tra borghesia e capitalismo, lo dici e poi col tuo pensiero non ci si arriva mai. Sei ancora interno. Cioè sei ancora tutto interno alla mediazione. La grande immediatezza, la grande immediatezza ce la sorella. La grande immediatezza vuol dire fare il balzo fuori dal pensiero dialettico e entrare nel pensiero negativo. Cioè abbandonare tutto. Non credere più all'essenza del pensiero dialettico, che è la coincidenza di ragione e realtà. Allora, tu hai per essere negativo tanta più efficacia quanto meno hai coincidenza di ragione e realtà. La ragione è un coltello con il quale dai la torta e basta. Allora non è più una ragione, ma è un'arma da guerra, è un mito, è una decisione. Ecco, se io devo parlare del pensiero politico di Marx,